Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Pokémon Let's Go Pikachu. Benvenuti nella parte dove andremo a catturare Moltres, ma prima di entrare nella via Vittoria, la dimora di Moltres, domanda del giorno. Io vi ho già chiesto quali sono i vostri Pokémon fuoco preferiti, ma non vi ho chiesto quali sono i vostri Pokémon fuoco leggendari preferiti. A me piace veramente da impazzire, ovviamente Reshiram, ma anche Heatran o Heatran, come vogliamo chiamarlo, è uno dei miei Pokémon preferiti. In ogni caso ragazzi, dopo questa breve introduzione, tuffiamoci all'interno della via Vittoria e vi farò vedere come raggiungere il Pokémon leggendario Moltres. Ovviamente questi tizi che vedete con le nuvolette in testa altro non sono che semplici esperti, quindi tranquilli. Lui non si girava, vero? No, mi sa di no. Ok, perfetto. Andiamo. Ok. Allora, non è difficile raggiungere Moltres, anzi vi dirò, probabilmente è la cosa più semplice che ci sia. Quindi, tranquilli, oggi andremo verso quel Pokémon. E vi faccio vedere quanto sia semplice arrivarci. Questo allenatore non l'avevo sfidato, quindi starò attento. Oh, guarda, vedi, c'è il tizio per Moltres. Mica scemo. Allora, la strada per arrivarci, come vi dicevo, è molto molto semplice. Una volta entrati, seguite quello che sto facendo io e arriverete senza problemi dal Pokémon leggendario Moltres. Adesso qua io sto un attimo controllando se ho preso tutto. C'è una Pokéball, ma non mi interessava quella. Ok, questo allenatore ha un pattern di movimento parecchio strano. Quindi tranquilli, evitatelo. Mandateci scialli, tenetelo d'occhio e via dicendo. Ok, siamo arrivati alla parte interessante. E se non mi ricordo male dovevamo andare verso la gente Jenny. Eccola qua. Tra l'altro questa gente Jenny cura i Pokémon, quindi bella per noi. No, sei serio? Io volevo evitare ogni Pokémon e mi becco il Graveler di turno. Adesso non mi ricordo se fosse più precisamente qua. Mi pare questo. Perché è uguale ai giochi originali. Ti ho beccato Onix, vero? Sì. Tra l'altro abbiamo già avuto la fortuna di affrontare questo Onix. Di catturare. Ok, dovremmo essere arrivati. Sì, vedo già il Pokémon. Perfetto. Scappiamo. Perfetto. E siamo arrivati qua, davanti al buon Moltres. Ovviamente, come consuetudine, salvate. Ricordatevi di salvare perché non avete altre chance se questi Pokémon scappano. Ed eccoci qua davanti a Moltres, il Pokémon leggendario di tipo fuoco. Ma quanto è bellissimo! Che bello! Proprio bellissimo! Cioè, è fiero come pochi. Mamma mia. È grande o è standard? No, è standard. Si possono soft resettare questi Pokémon, se non mi ricordo male. Visto che nello scorso episodio abbiamo affrontato Zapdos con l'evoluzione Y, adesso affrontiamo il buon Moltres con l'evoluzione X. Nonostante sia di tipo fisico, cioè raga, poco cambia. Andiamo a menare con Mewtwo. Che bomba. Proprio cattivo. Io preferisco la Y comunque, anche se esteticamente la X è fighissima. Agilità. Adesso probabilmente sarà molto più veloce di noi. Vi ricordo comunque che in alto a sinistra avete il timer, quindi state attenti perché, insomma, col timer avete 5 minuti massimo per catturare questo Pokémon. Ok. Neanche per catturare, per mandare KO e passare poi alla fase di cattura, ovvero questa. Ciao Moltres. Allora, borsa. Scordatelo che ti faccio muovere così tanto. Usa. Borsa. Baccalampon dorata. Purtroppo abbiamo soltanto 49 Ultra Ball, quindi spero che bastino per catturare questo esemplare di Moltres. Speriamo. Due. Infatti inizia già a uscire. Iniziamo già male, Moltres. Non farmi scherzetti. Oh, strano, ho fatto un bene. Mi ricordo che nello scorso episodio con Zapdos è stato molto molto difficile beccare anche soli bene. Dai, era preso. Quello era un ottimo, Quello era un ottimo. Se l'è scampata di pochissimo questo Moltres. 3. Niente 4. Ok, eccolo qua. Francamente preferisco molto di più la cattura in questo stile che nel vecchio, perché era molto più problematica. Ok, preso. In pochissimi minuti, tra l'altro. Ecco qua Moltres. Un po' di esperienza per tutti e finalmente Pikachu sarà il 59. Roller. Ed ecco qua
Il buon Moltres. I dati Moltres sono stati inseriti nel Pokédex. Quando questo Pokémon alato leggendario sbatte le ali di fuoco, anche il cielo notturno si tinge di rosso. Abbiamo messo Moltres nel box Pokémon. Come consuetudine, dato che siamo delle persone veramente malvagie, vediamo come risulta Moltres esteticamente messo a fianco a noi. Ed eccolo qua, a fianco abbiamo Zapdos, qua abbiamo il buon Moltres, lo mettiamo al posto un attimo sempre di Venusaur. Io Mewtwo non lo voglio togliere dalla squadra perché mi scoccio. Ecco qua, fa uscire dalla Pokéball. Vediamo come ci segue. Oh, molto molto carino. Se la sono pensata veramente bene. Certo che un po' è piccolino, me lo aspettavo molto più grande come Pokémon. Però ovviamente per questioni di grandezza non possono metterlo troppo grande, perché sennò sarebbe un casino veramente. Ok, il buon Zapdos e il buon Moltres sono stati catturati. Aggiungiamo alla squadra nuovamente Brutroot. E che dire ragazzi, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare in questo episodio, ovvero catturare Moltres. È stata una cattura veramente velocissima, quindi grazie per la visione insomma. L'ultimo Pokémon che manca è Articuno, teoricamente l'abbiamo già catturato, ma come sapete, insomma, quelli nel Go Park non li considero. Per catturare Articuno ovviamente vi aspetto nel prossimo episodio, quindi non mancate assolutamente, e qui davanti alla squadra. Io vi saluto, vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per la risposta alla domanda del giorno, e noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima!